Siamo con Fabio Roggiolani dell'associazione GIGA che fa parte del coordinamento FREE allo speciale geotermia, uno degli appuntamenti del forum Quale Energia che si terrà a Roma a novembre prossimo. Quali sono le potenzialità del settore geotermico? Beh, attualmente con le tecnologie che abbiamo la geotermia può dare tutta l'energia di cui ha bisogno il pianeta, sia in termini di calore, raffrescamento che di energia elettrica, anzi addirittura molte volte la quantità di cui ha bisogno l'intero pianeta. E quali sono gli aspetti tecnologici appunto sui quali puntare per soddisfare il fabbisogno energetico? Ma innanzitutto ovviamente la diffusione delle tecnologie a bassa entalpia, a bassa temperatura, che si possono applicare in ogni dove, quindi il terreno dopo un metro di profondità è sostanzialmente sempre alla stessa temperatura, quindi estate e inverno raffrescando con lo scambio delle sonde geotermiche, questa è la prima delle grandi rivoluzioni, abbinato poi in maniera locale anche con le altre rinnovabili, anche localizzate come il fotovoltaico e gli accumuli, ovviamente risolviamo la questione del gas, possiamo abolire il metano nelle nostre città con una scelta di questo genere, questo a regime e in futuro. La seconda soluzione fondamentale è la questione della produzione di energia elettrica tramite quelle che noi proponiamo, i cicli binari, cioè un sistema per cui non si immette in atmosfera l'acqua che si trova nel sottosuolo e gli inquinanti, ma tutti questi acqua e inquinanti vengono fatti passare nella macchina che produce energia nel ciclo binario e poi vengono completamente reiniettati nello stesso luogo da cui provengono. Questo ci consente di fare tanti impianti ma di piccola taglia a quello che noi definiamo impatto zero, cioè è finalmente una tecnologia che può partire da 100 kW fino a pochi megawatt e potersi diffondere da addirittura condomini fino ad arrivare alle aree industriali, a servire piccoli paesi, insomma una diffusione importante nel territorio.